senza bavaglio, informazione libera, sempre. Beh, intanto mi fa piacere poter intervistare il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle, Marco Galante. Io, come sapete, ho espresso delle posizioni molto critiche, molto dure nei confronti del Movimento 5 Stelle, ma è giusto anche dialogare, no? Confrontarsi civilmente e democraticamente. Premetto che io avevo visto con simpatia il Movimento 5 Stelle all'inizio per le battaglie contro l'ILVA, contro la TAP e insieme a me tantissimi altri militanti, cittadini. D'altronde a Taranto un movimento che prende il 60% non lo prende per caso. Però poi... diciamo che a sud proprio ha preso. A sud proprio. Però poi a un certo punto di giallo, ora però c'è un altro giallo, quello delle promesse tradite. Parliamo della chiusura dell'ILVA, parliamo del no alla TAP, una TAP che ora invece si sta materializzando. Partiamo dall'ILVA. Tanti consensi conseguiti sulla base della chiusura dell'ILVA nel programma. Nel contratto di governo chiusura progressiva delle fonti inquinanti e riconversione, a un certo momento ora l'ILVA ha la facoltà anche di incrementare la produzione. Io mi sento tradito e tanti altri tarantini altrettanto. Guarda, sull'ILVA personalmente la mia battaglia è sempre stata quella di confrontarci appunto con i dati devastanti, i dati epidemiologici a livello di salute. Ho sempre messo al primo posto la salute perché per me nella vita se manca quella tutte le battaglie purtroppo sono secondarie. Abbiamo avuto questa difficoltà nel chiudere l'ILVA come qualcuno sperava il giorno dopo. La chiusura delle fonti inquinanti rimane nel contratto di governo. Naturalmente per chi soffre in prima persona e chi ha in famiglia anche purtroppo queste disgrazie, anche io direttamente... E oltretutto opera nell'ambito sanitario come attività professionale, quindi... Perciò dicevo che questa consapevolezza di questo fattore di correlazione tra inquinamento e malattia ormai è evidente a tutti e perciò ripeto, nel nostro programma rimane ancora la chiusura del fondo. Sì, però ora diciamo è una pezza a colore che si sta mettendo perché chiaramente... Quella di lasciare aperta l'ILVA è la pezza... No, quella la promessa di chiuderla è una pezza a colore rispetto al tradimento maturato. È ancora un accordo, nel senso che questa... Un po' come dire credi alla Befana o a Babbo Natale, la stessa cosa, Te lo dico sinceramente, la difficoltà, soprattutto per noi del movimento che... Me ne rendo conto dal suo tono, è in forte difficoltà. No, no, non è una difficoltà nell'esprimere la mia posizione, la difficoltà nel governare un paese che per anni è stato lasciato nelle mani di lobby economiche. Siamo d'accordo. Io dico che le forze di centrodestra e di centrosinistra hanno dilaniato e saccheggiato l'Italia, su questo siamo d'accordo, però voi vi siete, come dire, siete passati, vi siete posti in una posizione di salvatori della patria, alla fine siete diventati come gli altri, tali e quali. Credo che sia veramente lontanissimo essere diventato come gli altri, a essere diventato... Non lei personalmente, non c'entra con le scelte del governo. Il movimento rimane ancora, ne sono fermamente convinto, l'unica speranza. Si è snaturato? No, non credo. Uno vale uno, non vale più. Guardi, io ripeto, il fatto che un movimento si possa evolvere in base anche ai ruoli che si ricoprono, perché governare io lo vedo con i sindaci del nostro territorio, che purtroppo una volta che devi colloquiare, dialogare, relazionarti con tutti gli attori in campo, non puoi imporre a tutti i costi una scelta, anche perché... Io dico sempre, la nostra è una rivoluzione culturale che ha bisogno di molto tempo, ha bisogno di riformare la scuola, innanzitutto ha bisogno di ricreare una generazione che sia consapevole di quello che è accaduto in questi anni, di un allontanamento dalla partecipazione alla vita pubblica del paese. Galante, non mi sto allontanando dal tema. Siamo d'accordo che chiudere così, con un colpo, uno schiocco di dita l'ILVA non è semplice e siamo d'accordissimi, però...
in campagna elettorale si è cavalcata questa tigre. Allora io non prometto una cosa che non posso dare, perché è obiettivamente difficile realizzarla, ma se io faccio ferro e fuoco e urlo Ilva chiusa, come per esempio lo ha fatto Vianello, l'onorevole Vianello, come lo ha fatto l'onorevole Rosalba De Giorgi, come lo ha fatto Cassese, come l'hanno fatto altri, cosa dire? A questo punto significa speculare sul voto, cioè attirare, fare promesse per attirare i voti e poi chi si è visto, no, si è visto. Ripeto io, perché ripeto, ho vissuto dal punto di vista della salute innanzitutto, di questa consapevolezza, dal punto di vista politico, dal punto di vista di tutti gli attori in campo. Io in primis in consiglio regionale, quando ho chiesto a Emiliano anche di prendere una posizione ferma sul fatto di avviare i presupposti per una riconversione, ero consapevole che l'Ilva non poteva essere chiusa il giorno dopo, che bisognava creare una consapevolezza di tutte le parti. Ma almeno si fosse detto tra 10 anni, tra 5 anni l'Ilva chiude, però l'Ilva, all'Ilva si concede, mi concede, si dà la possibilità di incrementare la produzione e non vi sono sanzioni per quanto riguarda eventuali incrementi di fattori inquinanti a livello appunto di inquinanti di emissioni non convogliate, perché noi stiamo parlando che si dice puoi aumentare la produzione a condizione che rispetti certi parametri e siamo d'accordo, però per quanto riguarda le emissioni fuggitive, quelle che vengono dai parchi e quelle che vengono dalla cokeria, non vi sono praticamente limiti. Questo sulle emissioni non convogliate in costanza di un possibile quasi certo aumento di produzione, questo è il problema. Siamo passati dalla chiusura progressiva a dire poi libertà di inquinare e di uccidere. No, infatti quello che io ci tengo a dire soprattutto ai miei concittadini, che la battaglia io la sto portando sul piano della salute, proprio perché anche con il Ministero della Salute ho detto che noi dobbiamo mettere di spalle al muro chiunque ha intenzione di non mettersi in regola o quantomeno far comprendere alle istituzioni, ai sindacati, a tutti coloro che credono che l'Ilva sia ancora una fonte di guadagno per Taranto, che non si può assolutamente permettere neanche un milligrammo di inquinamento. Sì, ma queste sono buone intenzioni, sì, poi dalle intenzioni si deve passare ai fatti. Le intenzioni sono nel contratto di governo, la chiusura delle fonti inquinanti e bloccare, Di Maio lo ripete sempre, Taranto e i tarantini devono continuare. Sì, però mi scusi, si dice chiusura delle fonti inquinanti, intanto si dice a Mittal puoi aumentare la produzione, cioè non è che portiamo l'anello al naso o i prosciutti sugli occhi. Il processo è iniziato, adesso Mittal ci sarà tutto questo processo di... Mittal, i precedenti di Mittal sono precedenti da criminale, reati criminali, crimini in ambito ambientale a livello internazionale, non stiamo parlando di Padre Pio, ma di un criminale in ambito ambientale, e a questo criminale è stata data l'Ilva. Sì, ma questo criminale che tu stai definendo, scusami, no, benissimo, no, per carità, no, fai bene, no, diamoci del tu, no, ma io vedi, ti dico questo, io non ho nulla sul piano personale, tu sei una bravissima persona, nulla da eccepire, chiariamolo. No, ma io voglio ribadirti che tanto io quanto il movimento in sé crede ancora che la possibilità di dare un volto nuovo a Taranto e chiudere l'Ilva è ancora in piedi. Quella difficoltà che tutti sappiamo che si è avuta nel determinare un accordo insieme ai sindacati, insieme a tutte le parti sociali, è stato un passaggio molto difficile e veloce. Noi siamo arrivati a maggio e abbiamo dovuto accelerare per capire quale accordo migliore dare a tutela della salute e del lavoro. Non ha senso, non ha avuto senso far fare i viaggi della speranza, anzi delle prese per le fondelle, i viaggi per viaggi che si sono rivelati prese per i fondelli alle associazioni, fargli fare 400 km avanti e dietro a Roma per fargli parlare 40 secondi e si sapeva come sarebbe andata a finire. Allora Di Maio cosa ha fatto? Ha fatto questo per gettare fumo, per illuderli? No, non è così. Se non lo sapeva è grave, perché si doveva studiare prima le carte. Guarda, smentisco assolutamente, perché io con Di Maio personalmente, insieme agli altri portavoce, dal primo giorno abbiamo cercato di capire come chiudere l'Ilva, quale poteva essere la forza a nostro supporto per chiudere l'Ilva. E poi siamo partiti da questo punto. E poi ragazzi, come facciamo a chiudere l'Ilva? Benissimo, benissimo. E poi l'altro aspetto disarmante è il silenzio dei 5 parlamentari tarantini. Da che è accaduto il fattaccio dell'assegnazione a Mittal,
E beh, si hanno sì, sono vivi, grazie a Dio. Sì, alla parola, non sono paralizzati, grazie a Dio. In piazza con sì, i suoi. Però dopodiché si è visto che l'argomento era bollente e dice meglio non toccarlo perché sennò mi brucio. Altamente incandescente. Siamo tutti convinti che noi dobbiamo riconvertire tutto il polo nel libro dei sogni. Non è nel libro dei sogni, perché guardi, scusami, guarda. L'inizio proprio è stato caratterizzato dal fatto che avendo appreso di quello che è accaduto negli altri paesi che hanno vissuto una crisi industriale, Liverpool, Pittsburgh, Bilbao, ce ne sono tantissimi stati in cui ci sta una città che ha vissuto una crisi industriale. Il primo problema è che nel momento in cui si chiudevano queste industrie avveniva un vero e proprio disastro sociale. Questo ne siamo tutti consapevoli, cioè chiudere l'Ilva domani mattina avrebbe... Ma questo lo dicevate in campagna elettorale? No, io per esempio... Non lei, non tu. Ma io insieme ad altri. Eravamo consapevoli che il percorso erano quei famosi 10 anni, che non significa chiudere e dare una scadenza precisa, ma iniziare a creare alternative sul territorio. Ma certo. Soprattutto devono essere tutti d'accordo, perché Taranto ha vissuto per anni una disgregazione. Queste cose però, per esempio, Vianello non le diceva. Ma io, ovviamente lei, io so, cioè, lei risponde delle sue affermazioni, non di quelle di Vianello, però... Sì, guardi, non posso, idem indubbiamente non posso, Rosa D'Amato. No, ma indubbiamente non posso parlare a nome di Vianello o di Rosa D'Amato, ma siamo tutti consapevoli che la chiusura dell'Ilva immediata poteva creare danni 10 volte maggiori. Però si è cavalcata questa tigre. Ma non si è cavalcata, nessuno si parlava di chiusura. Continua a cavalcarla, perché ma su questo siamo d'accordo. Deve chiudere e noi dobbiamo essere pronti. Però in questo prima o poi continuano a morire le persone di cancro, in questo prima o poi. Facevo l'esempio di altri stati in cui ci sono state città dove ci sono state migliaia, decine di migliaia di posti di lavoro persi, dove le città sono diventate città morte, e quindi noi dobbiamo essere pronti adesso, e lo sta già facendo Di Maio, perché ha detto se non riusciamo a chiuderla domani l'Ilva dobbiamo creare i presupposti affinché, ma soprattutto i cittadini. Vabbè, Galante, lei capisco la sua posizione. Diciamo, si sta un po' girando la frittata. No, io ripeto, il Movimento è forse l'unico partito movimento ancora che innanzitutto è stato il primo a parlare di chiusura dell'Ilva, perché nessuno ha mai detto che l'Ilva va chiusa. Però anzi, io voglio i fatti, non le parole. Sì, ma noi stiamo dicendo che l'Ilva deve essere riconvertita e abbiamo innescato questo processo. Pure io posso dire che vorrei chissà che cosa nel mondo, però dire al fare... Allora, innanzitutto il fatto della chiusura delle fonti inquinanti rimane in piedi. Se questo nuovo gruppo non riesce ad attenersi, non riesce a rispettare le prescrizioni, non riesce ad abbattere l'inquinamento, è chiaro che ci saranno dei provvedimenti. Sia il ministro dell'Ambiente Costa che Di Maio è chiaro che sono attenti, ma in primis personalmente è chiaro che ho parlato con il ministro Grillo, dove ho spiegato che noi dobbiamo stare attenti a quei dati che sono veri. Senza bavaglio, informazione libera, sempre.